Per le anteprime di Caffè Italia, oggi voglio presentarvi Libro Vagando, incontri, conversazioni e divagazioni su libri e dintorni. Continueremo, come già abbiamo fatto, a ospitare chi scrive, notissimo, noto, meno noto o quasi sconosciuto, parlando sì di libri, ma anche divagando su quant'altro potrà venirci in mente avendo letto il libro, no? Prendendone spunto, perché come sempre diciamo a Caffè Italia ci piace anche cercare delle chiavi di lettura per la realtà. In questo episodio, dicevo, conversazioni e divagazioni su libri e dintorni, vogliamo divagare e vogliamo divagare in compagnia di un ospite, una cara amica di Caffè Italia, che torna per parlarci di un momento di scrittura, di studio. Volete scoprirlo insieme a me? In questo episodio voglio parlarvi dei dintorni. Dintorni rappresentati da quella voglia pazza, sfrenata, che tanti giovani hanno di avvicinarsi al mondo della scrittura. Sui social leggiamo di una miriade di corsi. C'è un'occasione dal 27 di agosto al 1 di settembre in quel di San Teodoro, città metropolitana di Messina, o alla vecchia maniera provincia di Messina, che in salotto suona meglio, dove si terrà la Sotto il Bosco di Latte Summer School, che ha un suono assolutamente evocativo. Siccome parlare di scuola di scrittura mi pare riduttivo, io ho deciso di ritrovare innanzitutto un'amica mia personale, ma un'amica di Caffè Italia. È stata già con noi per parlare di Caribou, libro scritto a quattro mani con la dottoressa Cristina Fazzi. È stata autrice anche di Lacrime di Sale, scritto con Pietro Bartolo, libro che ha qualcosa a che vedere, so, con questa Summer School. È vice caporedattore della TGR Sicilia, giornalista della RAI. Ben ritrovata Lidia Tilotta. Ben trovato a te, grazie per questo ennesimo spazio che mi dedichi. Allora, ho detto che parlare di scuola di scrittura è riduttivo, perché ho sentito dire che la Sotto il Bosco di Latte Summer School sia un'esperienza immersiva. Perché? Lo è, perché è una Summer School. Io sono la direttrice artistica, gli scrittori sono Erika Donzella e Luigi La Rosa, che tengono le lezioni. La particolarità è questa: si svolge appunto a San Teodoro, piccolo borgo sui Nebrodi, e si svolge a Villa Pittala Alberti. Villa Pittala Alberti è un bene che ha in gestione un'associazione, l'associazione Proloco, fatta di uomini e donne, ragazzi e ragazze che vogliono valorizzare il territorio, che in quella sede fanno tante bellissime cose, ed è una struttura molto bella dove i ragazzi, insieme con gli scrittori e con me, vivono dalla mattina alla sera e dormono insieme. Quindi i ragazzi dormono insieme nelle camerate, gli scrittori ovviamente hanno il loro posto, ma non esiste lo scrittore che viene e poi va via. Tutti si sta insieme da quando ci si sveglia al mattino a quando si va a dormire la sera. Questa è una cosa molto bella, perché permette appunto di creare una comunità. Ecco, per sei giorni si crea una comunità. E questo porta anche al fatto che non ci si mette in ballo rispetto alla scrittura creativa, no? Al imparo a scrivere un romanzo, un racconto, no. Ci si mette in discussione, perché la scrittura diventa anche un elemento catartico, un elemento per tirare fuori ciò che si ha dentro, di bello e di brutto, eh? E l'anno scorso questa comunità di 10 ragazzi e ragazze che erano presenti, che erano lì, ha prodotto delle cose straordinarie. Perché? Perché si fa così: la mattina si fanno le lezioni in anfiteatro a Villa Pittalà, il pomeriggio ci si sposta invece nei luoghi del Bosco dei Nebrodi, e quindi per esempio c'è il Bosco dell'Acerone, che è un luogo magico dove tu puoi veramente liberare la fantasia, perché è un bosco, una faggeta, dove però c'è un grande enorme acero al quale ci si abbraccia, cioè tutti insieme si abbraccia questo grandissimo albero, e poi ti ritrovi immerso in questa nebbia, in questa atmosfera. Poi c'è un lago che si chiama Lago Maulazzo, che è un altro luogo assolutamente incredibile. Quindi si crea una immersione totale in un mondo, in una bolla,
che serve però a uscire dalla propria bolla. Cioè, la cosa bella è questa, perché si tira fuori tutto ciò che si ha dentro, lo si condivide con gli altri e non si ha paura di condividere nemmeno le proprie angosce, ciò che di dolore si porta dentro. E questa è stata una cosa, oggi lo posso dire perché lo scorso anno è stato così e quindi so che cosa ha voluto dire. E poi c'è anche un'immersione in quel territorio perché ci si nutre con il cibo locale, preparato tra l'altro dai volontari dell'associazione. Quindi questa comunità diventa una comunità veramente molto forte e la bellezza sta assolutamente in questo. A chi è aperta questa possibilità? Allora, noi abbiamo fatto una scelta perché è chiaro che il numero deve essere limitato e perché pensiamo anche che, proprio perché devono vivere tutti insieme, quindi nella stessa struttura e nella stessa, uomini in un posto, donne in un altro, ma insomma è come se tu avessi una sorta di ostello, no? In quel momento. Allora la scelta è di prendere ragazzi dai 18 ai 30 anni, però ci sono delle eccezioni che possiamo fare, questo poi lo valutiamo. Diciamo che tendenzialmente è quella la fascia di età. L'anno scorso, tra l'altro, è successa una cosa molto carina: ci siamo ritrovati nel gruppo due ragazze, una che veniva dalla Liguria, l'altra veniva dalla Sardegna. E ho detto: scusa, ma tu come mai vieni qua dalla Sardegna? Per colpa di un cookie, anzi, per fortuna, per un cookie sbagliato, perché lei partecipava ai laboratori di scrittura, a scuola di scrittura, e a un certo punto le è arrivato questo cookie dicendo: c'è una scuola, una summer school a San Teodoro, perché Google pensava a San Teodoro in In Sardegna, non Sardegna, c'era sì. San Teodoro sui Nebrodi. È certo. Ed è stata con noi tutta la settimana, anche lei è stata molto contenta di questa esperienza. Come si fa a partecipare? Allora, c'è un bando che si può trovare sia sul sito, sulla pagina social, la mia, Lidia Tilotta, la pagina social Sotto il Bosco di Latte, che è quella della Summer, e la pagina social dell'associazione Pro Loco San Teodoro. Questo bando, poi bisogna appunto mandare una mail all'associazione Pro Loco San Teodoro e lì c'è scritto tutto, c'è il programma, c'è scritto anche quali sono le modalità di partecipazione, la scadenza che è il 2 agosto. Quindi c'è proprio scritto tutto, questo è il meccanismo per partecipare. Dicevo all'inizio, quando ho ricordato i due libri, che quello che hai scritto con Pietro Bartolo, Lacrime di sale, farà una sua apparizione. Non mi piace chiamarlo modulo, ma tu come svilupperai quel momento? Esattamente come ho fatto l'anno scorso su Caribou, quest'anno lo facciamo su Lacrime di Sale, perché la mia parte è dedicata alla scrittura sociale, innanzitutto, e poi al mettersi dalla parte dell'altro, cioè al diventare l'altro nella scrittura, perché entrambi i libri sono scritti come se il protagonista, Cristina Fazio e Pietro Bartolo, raccontassero in prima persona, io scompaio dietro questa scrittura, però in realtà poi ovviamente la scrittura è la mia. Quindi parleremo con i ragazzi di come si fa anche a entrare in sintonia con la persona che devi raccontare, come si fa a diventare l'altro, perché non è un'interpretazione, devi provare a diventare proprio la persona che stai raccontando. E quindi quello è molto importante. E quindi faremo un percorso anche, tra virgolette, drammatizzato, con una costruzione che porterà i ragazzi e le ragazze a, appunto, non solo sentirsi l'altro nella scrittura, ma anche a vivere quello che poi viene narrato nel libro, mentre Erika e Luigi avranno i loro moduli in cui proveranno a dare gli strumenti ai ragazzi e alle ragazze per poter addentrarsi, diciamo, nella scrittura, e anche per capire una cosa molto importante, che la scrittura non è improvvisazione e che quindi tu puoi avere tanto da tirar fuori, devi poi avere gli strumenti per farlo bene, perché tutti possiamo scrivere. Il punto è che se vogliamo scrivere in un certo modo dobbiamo sapere come fare, e quindi a quello serve. È chiaro che una summer school di 6 giorni non puoi imparare a diventare scrittore, assolutamente no, però si possono imparare molte cose e soprattutto, ripeto, si può imparare a stare in una comunità, a fare in modo che quella comunità aiuti te stesso a tirar fuori ciò che hai dentro. E davvero è stato quasi un momento terapeutico, ma per tutti, perché poi lo diventa anche per chi sta dall'altra parte, perché quando poi tu ti confronti con le ragazze, con i ragazzi e non soltanto, vengono fuori delle cose molto belle anche nella gestione delle dinamiche di gruppo, anche nella gestione
della vita quotidiana insieme, perché è bello dire che si sta insieme dalla mattina fino alla notte, ma non è tutto semplice, perché comunque devi sperare anche che le persone che arrivano possano subito integrarsi insieme, cioè possano subito avere una relazione bella, sana e costruttiva, perché non lo sai chi è che ti si vede, non è che vai a fare l'esame e prima conosci il candidato, non funziona così, quindi questo è importante. Però noi veramente l'anno scorso ci siamo non soltanto divertiti, ma abbiamo ancora oggi, i ragazzi e le ragazze da Summer School sono in contatto e anche noi ovviamente siamo tutti in contatto, per cui ci sentiamo, ci scriviamo, cioè è molto bello questo, quello che resta, ecco, non solo quello che si vive in quei 6 giorni. L'anno scorso ci fu fortunatamente una proroga ai termini delle iscrizioni in corsa all'ultimo minuto. Allo stato delle cose, noi siamo un podcast, quindi spero che tantissimi lo ascoltino questo episodio in tempo. Il termine ultimo per le iscrizioni qual è? È il 2 agosto, poi capiremo un attimo se per caso ci dovesse essere la necessità di un'ulteriore proroga, però intanto proviamo a tenere il 2 agosto perché, ripeto, il problema è, anzi la cosa bella è che noi l'anno scorso ad esempio abbiamo fatto il bando per 20 nel primo anno per un massimo di 20, poi ne abbiamo preso 10. E ci siamo resi conto che il massimo può essere 15, cioè noi oltre 15 non possiamo andare, 20 sarebbero stati troppi, 10 era il numero perfetto, però diciamo che fino a 15 arriviamo ed è chiaro che adesso stanno già cominciando ad arrivare le richieste di iscrizione, ovviamente, ora però lo stiamo veramente lanciando il bando, anche perché ci sono delle cose da mettere a punto e quindi poi insomma un margine di elasticità c'è sempre, però prima si fa meglio è, diciamo da questo punto di vista. Un'esperienza quindi emozionale, oltre che didattica, una bella esperienza di gruppo, di momento associativo per tutti coloro i quali vogliono scoprire cosa sia scrivere in un'occasione in cui le emozioni sono davvero al centro. Sotto il bosco di latte, lo ricordiamo, la Summer School di cui è preferisci Direttrice. direttore o No, direttrice? direttrice, la direttrice. Direttrice Lidia Tilotta, che abbiamo ritrovato su Caffè Italia. Io per mestiere ricordo anche i due libri, Caribù, al quale tieni particolarmente, scritto con Cristina Fazzi, che hai portato in giro per tutta la Sicilia e oltre, incontrando il consenso di tantissimi ragazzi, perché tu sei stata in tante scuole. E continueremo anche quest'autunno perché è importante far conoscere ciò che Cristina Fazzi fa con grande determinazione in Zambia, perché è veramente una donna straordinaria ed eccezionale. E qui vi dico, cercate Cristina Fazzi sui social per conoscerla e scoprire cosa fa in Zambia in un periodo molto difficile perché continua una gravissima epidemia di colera in quel paese, ma ho letto delle novità molto belle circa l'approvvigionamento di acqua. Andate, cercate, ma anche noi a Caffè Italia ne parleremo. Ricordo l'altro libro, Lacrime di sale, scritto con Pietro Bartolo, che è un po', citando Manzoni, il sugo di tutta la storia della tua esperienza da cronista a Lampedusa, assolutamente indimenticabile. Grazie Lidia Tilotta. Grazie a te e grazie a Caffè Italia per questo bellissimo spazio che continuate a darmi, quindi sono molto contenta. E ci vediamo sui Nebrodi, magari ci vieni a trovare. Ma chissà, sono un po' fuori quota con l'età, ma potrebbe No, essere. ma anche solo per venirci a trovare, non necessariamente per partecipare alla scuola. Grazie Lidia. Grazie a te, grazie. È sempre un grande piacere incontrare persone che intendono la divulgazione culturale come un qualcosa di ampio. Nel caso di Lidia Tilotta e della Sotto il Bosco di Latte Summer School, l'intenzione è quella, sì, di parlare di scrittura con i partecipanti, ma in una forma in cui le emozioni sono palpabili, emozioni che arrivano dallo stare insieme, emozioni che arrivano dal luogo decisamente ameno dove si terrà questa 6 giorni. 6 giorni dal 27 di settembre al 1 di ottobre 2024. Le iscrizioni si chiuderanno il giorno 2 d'agosto, salvo proroga, nella quale io spero davvero tanto. Se ci state ascoltando in tempo utile, bene, affrettatevi nella descrizione dell'episodio tutte le informazioni
utili per partecipare se ci state ascoltando, perché dicevo prima, noi siamo un podcast oltre ogni limite, magari a manifestazione già conclusa. Beh, c'è stata un'edizione precedente, ce ne sarà un'altra e noi ci auguriamo che la Sotto il Bosco di Latte Summer School a San Teodoro Messina sia una realtà consolidata e duratura nel tempo. Libro vagando, incontri, conversazioni e divagazioni su libri e dintorni. Oggi abbiamo parlato dei dintorni. Presto torneremo a parlare di libri.